Ebbene, questo Vangelo riproposto, oggi che è lunedì, Gesù dice con molta forza di essere il pastore che si contrappone al mercenario come atteggiamento. E la differenza è che il pastore lotta e dà tutto per tutto, tutto se stesso per salvare il gregge. Il mercenario invece è solo prezzolato e quando viene il pericolo se ne va. Questa è la differenza che viene fatta fra il buon pastore e i falsi pastori. Il falso pastore è colui che intende lavorare come pastore, ma in realtà il suo fine principale è un altro. Per cui, di fronte a quella che è la necessità vitale delle persone che sono affidate, una volta raggiunto il suo scopo o quando vedesse un pericolo, scomparirebbe, non tenendo cura delle persone che sono state lasciate in sua custodia e che invece vengono abbandonate. Che tipo di pericolo hanno queste persone abbandonate? Il pericolo della dispersione interna, cioè il pericolo di essere prese, portate via dai lupi, disperse, uccise. Dentro, prima di tutto, parliamo adesso in questo momento di una persecuzione, di una morte. Non è questo. La morte peggiore non è la morte prima, cioè quella fisica materiale, ma la morte seconda, che è la morte dello spirito, la morte dello spirito che non aderisce a Cristo e dunque non entra nella vita eterna con il Padre. E quindi il pericolo che questi lupi compiono entrando nel recinto è quello di avere la padronanza su una debolezza. I lupi sono esseri feroci, uomini, guidati però dai demoni, perché tutte le cattive intenzioni provengono dal demonio. I falsi pastori sono mercenari, gli approfittatori, quelli è come se non ci fossero, però commettono danni di omissione gravissima, perché nel momento del pericolo, come quello di una sana dottrina non data, della difesa spirituale, della custodia spirituale, della guida spirituale, non si tratta semplicemente di celebrare le messe in parrocchia tutti i giorni o i sacramenti, è l'istruzione, è la cura, lo stato delle anime, il seguire in quello che hanno, che sono, le loro difficoltà e la loro difficoltà a volte a credere, la distrazione della vita, l'incapacità di seguire quelle che sono le vie della sapienza del Signore per seguire invece quelle del mondo. Il nutrimento giusto, quali letture, cosa consigliare, il saper leggere nelle loro anime, il saperle sostenere, una ad una, per nome. Non si tratta di fare discorsi collettivi. Non è il discorso della piazza, dove l'importante è il numero, no? Sapete quando ci sono eventi importanti nelle piazze si radunano e quante più persone ci sono, tanto più si dice: ecco dunque quel personaggio che parlava ha ragione sugli altri perché il numero dei suoi ascoltatori è stato enorme, è stato maggiore di quello di quell'altro. Il numero della presenza dà ragione delle parole, delle idee di colui che parla. Basta il numero. Non importa che cosa si pensi, ognuno, se uno capisce o non capisce, l'importante è che uno ha staccato come un biglietto e si trova lì in quella piazza. Il discorso del proselitismo del Vangelo non è dunque un discorso di piazze riempite, conosciamo le tecniche, sono già ben provate dall'antichità fino ai tempi nostri, bastano pochi che vengono messi in moto e che mettono in moto le masse e le masse si radunano, poi gli si dà come un confine, gli si mette qualche cartello davanti e gli sembra che tutta la gente omogenea pensi omogeneamente quella stessa
cosa detta in un cartello. Sono tecniche di controllo di massa, come dico, ben conosciute. Lo Spirito Santo invece che agisce, Dio stesso che abita nell'anima della persona e agisce per mezzo dello Spirito che ha inviato con il Figlio, ed è importante questo dialogo padre-figlio-figlio-padre, perché nel doppio movimento ci sta in mezzo l'uomo, che quindi riceve una serie di, diremo, di input, cioè di comunicazioni che poi vengono variate uno con l'altro. Ebbene, questa voce dello Spirito Santo invece entra perfettamente nel cuore, nella mente di ciascuno, perché ciascuno si sente riconosciuto come tale e sente che deve muoversi in quella direzione. Non ha bisogno di vedere quello che ha a fianco, è certo di quello che ha, perché si tratta di una presenza che è esattamente nel suo cuore. Quello che sta a fianco e quello che gli sta di fronte, che annuncia la parola, non fa altro che suscitare, confermare, indirizzare, dare una forma a ciò che uno ha già dentro. Quindi il gregge non è una massa di pecore per cui un certo numero può andare perduto perché è accettabile come tipo di perdita. Nessuna deve andare perduta perché il buon pastore va a cercare la singola che si perde. Perché è importante non comunità, ma perché si chiama così, è creata da Dio per l'eternità, è amata da Dio fino nella profondità. E questo andarla a cercare vuol dire non tener conto, per il pastore vero, per il pastore che agisce in nome di Cristo, non tener conto di quelle che sono le apparenze, non tener conto di quelle che sono le condizioni esterne o delle vicende personali di queste pecore, perché il cuore conosciuto dal Padre è amato dal Padre, è vivificato dal Padre, che vuole rivelargli il Figlio, perché il Figlio lo recupera, lo sana. Il Padre spinge al Figlio e il Figlio prende dal Padre quest'anima perché col suo sangue la difende, la protegge, la purifica, la nutre e la porta ad uno stato superiore che non è qui sulla terra ma è di là. È il mondo che deve venire. Questo dialogo fra il Padre e il Figlio tiene conto di noi perché noi siamo la finalità, la salvezza della nostra anima. Ma vedete come sono distribuiti i compiti. Il Figlio viene, la sua parola è dall'esterno, poi dona il suo Spirito. Il suo Spirito è come Lui, è lo Spirito di Lui che è Dio ma è uomo, si è fatto uomo, che dialoga col Padre. Il Padre spinge ad ascoltare quello Spirito e quello Spirito diventa comunicativo con noi, poi gli chiede un passo ulteriore: non ascoltarmi e basta, ma vieni con me, la pecora perduta, segui il pastore, oppure viene sollevata, si lascia prendere. E inizia quella che è l'unificazione, mediante lo Spirito, fra noi e il Figlio. E poi c'è un cammino, io e il Figlio, in questo cammino terreno, devo tornare al recinto, perché lì mi introdurrà, poi dopo mi farà uscire e mi introdurrà dopo in quelli che sono i verdi pascoli dell'eternità. È una dinamica abbastanza articolata di cui noi generalmente non teniamo conto, perché ci vogliamo Dio o Gesù Cristo, perché ci sembra più opportuno questo o quel nome, questo o quel riferimento, o la Madonna, un santo, quell'altro. Invece è tutto ordinato gerarchicamente, è Dio che muove tutto, controlla tutto e chiede a tutti di fare la propria parte, cominciando dal Figlio, la Madonna, gli angeli, i santi, gli uomini e tutti quanti sono chiamati a compiere dei gesti, a compiere dei passi a favore proprio e a favore degli altri. E anche se si è una moltitudine immensa, ci riconosciamo per quello che siamo, ma perché ciascuno, riconosciamo, ha un'identità spirituale di cui è cosciente. Non ci muoviamo perché siamo condizionati dalla massa, né ci muoviamo perché io penso come la mia testa, per cui Dio dice ma io faccio. Questo sono stupidaggini pratiche che purtroppo sono diffuse, ma è tanta ignoranza.
Ci muoviamo seguendo i passi dello Spirito Santo, perché ci siamo sentiti chiamare per nome e sappiamo che chi lo pronuncia mi sta conoscendo, mi sta amando e non ho nessun dubbio su questo, mi sta davanti, me lo dice. Non devo fare un ragionamento, sono io. E dunque lo seguo, perché sento che in lui c'è conoscenza e amore per me, sono effetti che promanano da questa chiamata per nome. In noi deve esserci ovviamente una risposta verso quello che è la docilità. L'indocilità purtroppo è quello che distingue, no? Le pecore dalle capre. La capra fa di testa sua, la pecora quando trova il padrone lo segue. Ma questa distinzione fra pecore e capre sarà per il giudizio finale. Quindi dobbiamo essere docili, non bizzosi e indocili, non far di testa nostra, ma riconoscere la voce dello Spirito, la voce di Gesù Cristo.